Eccoci qua, rientrati al Nido delle Aquile. Abbiamo il piacere di avere qui con noi Giovanni. Buonasera Giovanni. Ciao, buonasera a tutti ragazzi. Ciao. Qui con me Andrea. Ciao. Giovanni, e parliamo Ciao, della partita Andrea. Di ieri. Noi l'abbiamo suddivisa in tre parti nell'analisi. Abbiamo parlato un po' degli errori difensivi della Lazio, abbiamo parlato un po' della situazione arbitrale e poi abbiamo parlato di Hernanes. Da quale vuoi partire? Ma guarda, ti dico, alla fine della partita di ieri rimane soprattutto forse l'analisi su qualche errore della Lazio e su una terna arbitrale che ha lasciato molto a cui pensare. Hernanes direi che è una parentesi un po' triste di una storia brutta, credo più tra lui e il presidente Lotito, quindi forse la Lazio c'entra ben poco. Parlerei, ecco, del dato preoccupante di una terna arbitrale che secondo me ha lavorato in una maniera nemmeno troppo sopraffina ai fini di un raggiungimento del risultato per l'Inter, anche ahimè dopo le sentenze dell'UEFA che costringono l'Inter e la Roma a pagare multe che probabilmente non vogliono pagare, quindi forse parlerei un po' di questo. Quindi io, per come l'ho vista, la cosa che un po' mi è venuto il dubbio che tutte le decisioni dubbie ci sono state fischiate contro, cioè nel senso il calcio di rigore l'arbitro non vede bene perché chiede all'arbitro di linea che non era posizionato meglio di lui, quindi se te hai il dubbio e vai a chiedere non lo devi fischiare il rigore, perché comunque vai a chiedere un consiglio a un collaboratore che è posizionato peggio di te. Ma guarda, io dico, secondo me, se proprio vogliamo fare un'analisi proprio, diciamo, estrema di quello che è successo, secondo me quello faceva parte di una pantomima tra chi sa quello che deve fare in certe situazioni. Cioè, io temo, ed è chiaramente un timore, che in qualche maniera l'arbitraggio sia stato veramente figlio di un, non dico di un piano organizzato al singolo minuto, però comunque di un, di un'idea legata al fatto che probabilmente per utenze, per abbonamenti, per giornali venduti, per tutta una serie di fattori che con lo sport c'entrano veramente poco, alla fine quello era il risultato atteso, anche perché non è stato l'unico di una serie, nel senso che la Lazio quest'anno ha subito una serie di torti uno dietro l'altro. In concomitanza con i torti che ha subito la squadra, ci sono state altre squadre che sono state favorite e sono state tirate su con arbitraggi a volte dubbi, anche di fronte all'impotenza, cioè parlando chiaramente anche la partita della Roma contro il Milan, hanno ritirato su una squadra inventando una situazione da rigore che poi una squadra che non sta in piedi comunque non riesce poi a trasformare in un beneficio. Io ho paura che, ad esempio, la speranza che abbiamo magari che col Genoa, che con la Sampdoria ci verrà restituito qualcosa, ecco, ho seri dubbi e devo dire ieri sera tra l'altro mi sono, diciamo, ahimè divertito anche a registrare un minuto della contestazione del pubblico di ieri sera, cioè ogni volta che l'Inter aveva il possesso palla c'erano 50.000 persone che fischiavano, ecco. Quello secondo me è il segnale che la gente non ci crede più, quindi temo che al di là del singolo errore ci sia proprio qualcosa di che va oltre probabilmente le mie e le nostre teste, ecco. Sì, la cosa positiva che prendiamo di buona però è la reazione comunque della squadra, pure nei commenti sui social oggi dei giocatori, la convinzione sì. Di come andranno a affrontare le prossime tre partite, a parte io non voglio nemmeno mi sia restituito qualcosa, io voglio solo giocare alla pari, cioè non mi devi regalare niente, cioè io voglio andare a Genoa a giocare con la Sampdoria e batterla perché gioco meglio, e stessa cosa nel derby e stessa cosa a Napoli-Lazio, quindi quello un po' mi fa ben sperare rispetto al resto. Poi potrebbe pure non bastare, come non è bastato ieri, perché poi finché siamo stati 11 contro 11, 11 contro 10 pure, abbiamo comunque giocato e ce la siamo giocata. Soprattutto aggiungo che non potremo giocarcela alla pari perché comunque una partita del genere ci costa comunque due espulsioni e quindi comunque non ce la possiamo giocare alla pari. Poi al di là di quello che farà la squadra, però usciamo meno mati anche dal punto di vista proprio dell'organico, quindi il danno, se vuoi, oltre alla beffa, è proprio questo. Quindi io credo e spero fino all'ultimo, perché io comunque
allo stadio continua ad andare, continua a commentare partite, a vederle, a soffrire se vuoi. Spero che tutto questo sia in qualche modo recuperabile e poi veramente sia più che altro un commento frutto di una frustrazione dell'attimo piuttosto che di un reale disegno, però ho paura che ecco ci sono dei segnali. Guarda, mi ricorda quello che è successo ieri sera, mi ha ricordato un Lazio Juventus con il famoso pallone che andava incontro alla mano di Giuliano. Allora, quando la spiegazione è quella, io credo che ci sia un problema, ecco. Sì, lo spessore dell'arbitro non era lo stesso, però, Giovanni. E lo spessore dell'arbitro non era lo stesso. Giovanni, Andrea, e per non focalizzare troppo l'attenzione degli arbitri, perché se no ci massacriamo fisicamente noi e psicologicamente, sì. E poi non credo, non vorrei che ne risente la squadra per Genova, quindi ci sarebbe subito da accantonare questi discorsi da parte della stampa e dei tifosi. E per te è finita? Sì. No, assolutamente no, ripeto, io diciamo cerco un po' di separare quella che è l'analisi che si fa di una situazione che è oggettivamente credo più o meno come quella che è stata descritta. Poi chiaramente c'è lo sport, poi comunque c'è comunque una squadra che va in campo, una squadra che è a un punto dalla Roma, che sta giocando delle partite al di là del derby e della rivalità cittadina, ma sta giocando in una maniera inguardabile. Quindi se io dovessi leggere soltanto il campo, direi che quello di ieri è stato un inciampo e non mi preoccupo. Mike, bisogna se vuoi, a questo punto devi andare a vedere però quello che si va a incontrare, chi incontrano le altre, le motivazioni. Però tu ci devi giocare contro la Roma, devi giocare contro il Napoli, quindi alla fine te la giochi lì, cioè, è chiaro che tu devi comunque uscire non battuto, quindi quello che faranno gli altri è logico che se vinci gli scontri diretti è fatta. Quindi tu vinci, batti la Roma, poi non so per quale combinazione astrale noi battendo la Roma non riusciamo ad arrivare almeno terzi, perché non so quello che deve succedere, però è chiaro che noi dobbiamo chiudere il campionato imbattuti, sicuramente vincendo due delle tre partite che sono rimaste, quindi una e pareggiandone un'altra, forse una grossa, perché non vorrei che adesso sta entrando un po' di sfiducia da parte della squadra, una grossa iniezione di fiducia potrebbe essere quella di domenica. Infatti credo tra le tre, certo, vincere domenica, sabato sera sia molto psicologicamente molto importante. Assolutamente, sì. D'accordo, è chiaro che è una partita da dentro fuori, anche perché credo che a quel punto se la Lazio non dovesse uscire con un risultato più che positivo, perché un pareggio non basta, il Napoli con Cesena, la Roma con l'Udinese, credo che comunque porteranno a casa i tre punti, almeno sulla carta questo è un po' il destino comunque che ci aspetta. Il mio presentimento, che poi avevo dichiarato agli amici più stretti, e non so che qual era la partita, forse mi può aiutare Gianfranco, per De Mobiglia e De Frai e Parolo, sì. E lì dissi che purtroppo si era rotto il giocattolo, intendevo che funzionava tutto a meraviglia, erano tutti meccanismi perfetti e quando ne perdi uno va bene. Ecco, Lazio-Empoli è l'ultima partita che avevamo la rosa completo, e invece quando ne perdi poi tre decisivi, importanti, l'asse portante di tutta la rosa, lì dentro di me è scattato un qualcosa e mi ha fatto pensare questa cosa, e alla fine purtroppo ho avuto ragione, perché da lì poi sono nati tanti problemi e ci hanno portato a questo. Credo che eravamo in Champions già due o tre partite fa. Ma sicuramente è stata quella partita, se vuoi, lo specchio, ecco, di quello che poi è un discorso che abbiamo tra l'altro già affrontato, cioè il fatto che comunque è una squadra che ha bisogno, una rosa che comunque avrà bisogno dei rinforzi di qualità se vuole puntare anche a fare, diciamo, una Coppa Europea dignitosa. Quindi è normale che mancando tre giocatori, che poi si vede, soprattutto Biglia, ieri sera si vedeva la sua presenza in campo, anche in 10 contro 11 ha dato tantissimo. De Frey che non gioca, è palese la differenza, quindi sicuramente lì abbiamo perso tanto, però è anche vero che la squadra aveva reagito, aveva giocato, quindi cioè, quello di ieri sera è stato un incidente, diciamo che forse la bestia è stata con il Chievo, cioè i due punti buttati contro il Chievo in casa
sì, gridano vendetta. Sì, d'accordo. Sì, anche se là poi la formazione era veramente ai minimi termini. Sì, perché però comunque è riuscito a portare a casa la vittoria. Sì, che scaletta di punti prevedi? Facciamo un po' di pronostici per questa partita. Mi basterebbe un 3-3-1. Giochiamo un 7. 7 punti. 3 punti contro la Samp, 3 punti contro nel derby, e poi un pareggio e ce ne andiamo in Champions League. Questo credo sia il percorso netto che possiamo sperare. Chiaramente Napoli, Napoli tanto, credo, no? La partita nostra di Napoli credo dovremmo, sarà decisiva la finale loro se ci andranno in Europa League. E quello è un altro, questo è un altro elemento infatti da assolutamente, ahimè, bisogna di fare che la vincano. Beh sì, sì, diciamo che sarà dura anche per loro, perché sono una partitaccia in Ucraina. Quello potrebbe fargli perdere un po' di smalto anche contro il Cesena, anche se Cesena c'è veramente poca cosa. Beh, no, loro hanno Parma pure ha dimostrato. Sì, sì, finisce. Prego, scusami, dimmi. No, no, dicevo, Cesena comunque si giocherà la partita, certo, Napoli che vuole vincere deve vincere, non credo che si sta, soprattutto conoscendo il nostro risultato, non credo che si farebbe sfuggire l'occasione, quindi... Sì, no, ma vincendo l'Europa League... Però la squadra gioca a pallone. Vincendo l'Europa League andrebbe matematicamente in Champions il prossimo anno, quindi... Visto che la faranno, se ci vanno, 4 giorni prima di Napoli-Lazio... magari vengono con i capelli biondi, capito, un po' imbriachi, quindi magari, magari si magari, può vincere magari, facile, soprattutto magari. Se noi andiamo lì a giocarci qualcosa, anzi noi famo vedere pure che siamo contenti, così siamo patriottici quel giorno. Sì, perché dunque il Napoli deve giocare col Cesena, poi alla Juventus e poi Napoli-Lazio. Alla Juventus a Torino, l'unica, poi sì, questa qua. La Roma invece ha l'Udinese, il derby e il Palermo. Quindi sì, infatti, Palermo verrà a farsi una passeggiata. Credo che l'Udinese è l'unica squadra che probabilmente potrebbe. Allora, è una squadra che gioca a pallone, un po' molla. Io la mia idea è che la Roma è in Europa. E che entra perché fa 6 punti con le 2 e l'incognita poi il derby. Poi prevedo 3 punti del Napoli e la speranza nostra devono essere 2 o 3. Napoli che vince Europa League e la Juve che venga eliminata dopodomani. Uno, perché almeno noi facciamo una finale tranquilla al 7, pure se la potremmo sicuramente perdere. Però non va a intaccare la partita che abbiamo 3 giorni dopo. E 2 a Juve-Napoli, senza pensieri la Juve magari può giocarsi e non regala niente alla penultima, mentre se va in finale la testa starà tutta là e Juve-Napoli pure è un'altra biscottata. Sì, ripeto, qua se poi torniamo al discorso da quale siamo partiti, ecco, il tutto poi ritorna a bomba su quelli che poi sono i nostri timori. Cioè è chiaro che se poi dopo da qualche altra parte, in qualche altra stanza, è stato deciso che per motivi di bilancio piuttosto che per altre situazioni Roma e Napoli fanno più comodo in Champions piuttosto che la Lazio, credo che tutti questi conteggi abbiano ben poco da... Quindi a voglia biscotti, facciamo un supermercato di biscotti. Dobbiamo capire, questo è il solito dubbio che poi tra l'altro si ha anche quando si commentano le partite, se vuoi da osservatore, anche di altre squadre. Il dubbio è sempre lo stesso. Per quello che vediamo è veramente un evento sportivo o uno spettacolo sportivo? Perché... Se è un evento sportivo dobbiamo crederci fino alla fine, se è spettacolo no, perché nello spettacolo c'è qualcuno che c'è un regista, c'è qualcuno che sceglie la sceneggiatura, c'è il colpo di scena e quindi, però sono tutte cose che il pubblico non conosce ma che sono già scritte, quindi questo è secondo me il dubbio di chi osserva da appassionato come magari siamo, siete voi, siamo noi, quindi sapere fino a che punto...